Capanziere! Quando perde l'atleta mi sento di aver perso io. I colpi di Tanuka vanno bene, vanno fatti controllare. In questo video ho deciso di fare tappa direttamente a Leeds, in Inghilterra, per supportare il mio amico Giovanni in un match di box a mani nude, Barnacle Boxing, uno sport illegale in Italia ma non qui in Inghilterra. In questo video vedrete tutto il dietro le quinte di questo sport assurdo e spietato e tutto ciò che è successo nei giorni precedenti fino ad arrivare al vero e proprio combattimento. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Simone Workout, ragazzi miei, da Roma direttamente a Leeds per il supporto del Super Giovanni che combatterà di box a mani nude. Box a mani nude. BKB, Barnacle Boxing, si fa qua in Inghilterra. Noi oggi siamo a Leeds con il mio amico Simone che è venuto qua a trovarmi, a sostenermi. Stiamo andando a fare il peso, siamo pronti, siamo a peso, siamo preparati. Adesso quanto pesimo? Siamo sugli 87 kg. Ah, uno deve passare dietro dietro. Con questa guida non si capisce niente, vanno a destra. Mamma mia, che fastidio così, guarda. Se guardi fuori, si che sembra che gli va addosso. Guarda, però guarda che c'è proprio classiche cittadini proprio inglesi, Hi, right? Nice to meet you. Nice to meet you. Siamo qua a fare il peso, siamo venuti. L'avversario forse non verrà perché si può mandare il peso tramite video, quindi vediamo, aspettiamo, insomma. Beh, comunque siamo qui. Ma tanto non sei grosso o piccolo. Ha fatto le vasche, sì. Dice che a bassetto è là. Sì, ma il peso l'ha fatto ora. Ma dimmi di farlo all'orario tuo. C'è la sua regola che c'è un tot di tempo, capito? Stai per farlo. 86 e 4. Al contrario di come pensavamo all'inizio, non faremo 3 riprese da 2 minuti, ma sono 5 riprese da 2 minuti perché è uno spareggio per il titolo. Io voglio ammazzare proprio. Ho paura che sfoga un po' all'inizio, devo solo stare attento all'inizio. Prima ripresa scalda bene le gambe. Ok ragazzi, siamo pronti ufficialmente per il peso e il face to face che purtroppo è saltato in quanto l'avversario non si è presentato e ha mandato il peso tramite video come avete visto. Quello che vedete ora invece dovrebbe essere il prossimo avversario di Giovanni. In palio ci sarà questa cintura. Abbiamo lavorato su 1-2 colpi, jab diretto, diretto e diretto, sopra sotto. L'ABC è parto sopra, la medicina. Metto sopra, parto sotto, metto sopra. Tutti i lavori così, diciamo che questo pugilato a mani nude è sempre pugilato, però come tattica, diciamo, qualcosina di diverso si deve fare. Col jab che i guantoni, il jab pure lo puoi, diciamo, assorbire. Qua penso che il jab portato bene un jab portato bene ti mette pure per terra. Mette per terra, sì. Okay. Già così magari ti condiziona, magari non ti mette per terra ma se ti apri ti condiziona. Domani poi il compleanno di Simone, domani io faccio il match, faccio il regalo, poi si festeggia. Regolare. Almeno 3 birre a testa. Adesso sale sempre di più l'ansia per il match, adesso siamo a casa, un certo, po' di relax. Manca sempre meno, quindi adesso un po' di relax, però la tensione è normale che ci sta. La tensione è tanta, quindi inizio a essere un po' più agitato di questi giorni, anche perché sto qua da mercoledì. Era abbastanza, quindi già da 2 giorni. Era abbastanza prevedibile che oggi sarei stato un po' più nervoso, però siamo una bella carbonara. Una bella carbonara e passa tutto. Poi ci pensavo domani mattina. Domani mattina inizio a essere proprio in clima match. Tu hai combattuto tanto pure di pugilato, no? Quali sono le differenze che hai riscontrato tra pugilato e box un po' a mani nude? Ovviamente i colpi sono diversi, Simone, nel senso che i guantoni puoi accusare i colpi, qua può assorbire qua. Diciamo ma poi ti entrano pure di più, cioè se esatto, tu stai in guardia chiuso, esatto, a me qua ti entro, esatto. Invece col guantone ti entro. Sicuramente tagliano subito, anche il jab. Quindi le ferite. Lui partirà che vuole fare il primo colpo, io faccio un palo. Va. Ok, perfetto. Va. E poi comincia a fare questo, apriamo i metri. Quindi arriviamo al centro ring a 2 metri dall'avversario. Lui proprio arriva a 2 metri? Lui sarà agitato. Io sono tu, siamo arrivati, sei avversario, sei arrivato a 2 metri. Da inizio questo. Né a buttarsi né a aspettare. E lì si è pronto per Simone, eh? Sì. Andiamo? Guarda che viene a Simone. Chi è? Manca a Bangkok le fanno fare cose. Guardato cazzo lo tocca fare la carbonara. Cazzo tendiamo. È buona! Sì, buona è buona, diciamo questa è un po' buona però. Dopo il peso questa bella ricarica, la carbonara tutti insieme, tutto il giorno. Da chef. Chef Raccagni. Buona. Buona, da. Buona. Com'è, buona. Che dici? Grazie, ragazzi, buona. Speciale. Buona.
meno roba ci metti, meglio. Ore 8 del 24 febbraio, oggi è il giorno del match e anche il giorno del mio compleanno e mi faccio subito 10 km di corsa per festeggiare. Buongiorno ragazzi, ho appena terminato 10 km qui in Inghilterra che fanno tipo meno 3 gradi, in Italia ne fanno tipo quasi 20. C'è praticamente il pavimento che è ghiacciato, pure l'erba, cioè praticamente il prato è bianco invece che verde. Comunque sono arrivato a casa, adesso doccia subito. Eccolo. Auguri. Grazie. Qua ci stanno le partite mutande, calzini e magliette. Qua ci stanno asciugamani, felpe. Che dici? Non ho mai visto un armadio del genere. Bello. La cosa bella è che si orienta dentro, cioè, nella giungla si sa orientare. Se tu mi sistemi tutto qui, io non trovo più niente. Capito? Oggi è match oggi day. È fight day. God bless fight day. Stamanna magna. Stavo alla ricerca di un caffè, colazione, un po' di ricarica, uova. E oggi ai 4 abbiamo verso il palazzetto. Siamo cari, oggi è il miglior giorno di sempre, di tutti questi due mesi, della preparazione e tutto. Oggi ci divertiamo. Poi ti chiede se lo vuoi poco piccante, tanto piccante al massimo. Lo massimo. Olio? Olio? No, l'olio. Abbiamo chiesto l'olio se. Ci ha guardato male? Oh. Cioè, mi ha guardato male perché io ho chiesto l'olio. Te rendi conto, raga? No, per carità. Per carità, che è. Allora, io dei colazioni inglesi ne ho fatte. Però questa è veramente una dei peggiori, eh. Ok, è passata qualche ora dalla colazione e mentre tutti dormono ne approfitto per guardare un bel po' di match di Barnacle Boxing e farmi un po' di cultura di questo sport che ha tante diversità rispetto alla classica box. Volete l'olio? Io mi faccio prendere cose a 6 e 3 e mezza, arrivo stasera, sono stanco. Gente diceva ma io mi consumo poi, arrivo stasera, sono morto. Invece di iniziare a essere nervoso, sei, capito? Tu detto prima. Attenzione, però sta zitto che io, tipo un'oretta prima, un'oretta e mezza, capito? Sto, ma prima è inutile, se no ti consuma l'attenzione, capito? Normale che ce l'hai, no? Però se ti cominci a muovere, vista la gente, arrivi la sera che sei per terra. No, il bagno non c'è, no, il bagno è libero. No, il bagno è libero. Dai, yeah. Partenza, siamo su una maxi macchina. Ti dico, Rosso. Carichi, pronto. Carico, ma è? Tranquillo, bro. Tranquillo. So chi è lui, quindi sto tranquillo. Dai, yeah. Siamo dentro una Rolls Royce. Siamo andati. Attenzione, si fa sempre più alta. Perché the wind tonight, eh? Yeah, wish come on. You know him? Eh? You know him? No. Ok, stiamo entrando finalmente dentro al palazzetto. Intanto ecco l'avversario di Giovanni. Il clima, ragazzi, è pazzesco. Sono le 4 del pomeriggio, il palazzetto è già pienissimo e la riunione finirà tipo dopo mezzanotte. Mamma mia che spettacolo, intanto mi sono piazzato proprio sotto al ring per entrare nel vivo dell'azione da vicino e ovviamente farvi entrare anche a voi da casa. Intanto qua c'è sta amica che salutiamo. Mi sono comprato anche questa maglietta che devo dire niente male, anche come ricordo appunto di questa esperienza. L'atmosfera è molto particolare, molto calorosa, tanti hanno già drinkato per bene, qua è pieno. Ho fatto benzina. La birra è molto famosa qui in Inghilterra. Comunque che ci dici, maestro? Allora, l'avversario ha fatto un buon reintegro. Ok, grosso. Sì, cercherà sicuramente la rissa. Sbraccerà molto. Sicuramente. Va bene, secondo me se Giovanni fa il suo e usa la testa, sicuramente il match lo porta a casa. Ha incontrato l'avversario? Sì, è indeficiente. Ma ha detto se ero pronto. Come se vado al bar, al barista, dico sei pronto. Io da mo che sono pronto. L'ho pure incazzato, non pronto. I love the way the bar came. Fuck him.
le minze. Manca sempre meno e la tensione ovviamente sale sempre di più. Prima del riscaldamento ci dirigiamo in una specie di capannone dove ci sono tutti gli atleti intorno all'arbitro che farà una specie di briefing riguardo tutto il regolamento da rispettare. Un'atmosfera assurda, raga, sembra tipo un fight club. Two men in the corner! Close to the corner! Hai bevuto l'altro giorno? Hai fatto un bene? A pranzo? Via Dani, famo due figurette, yes. Velocità, eh, Giova. E destro. Eccolo. Poi avanti te non veniamo dietro, tu, va? Dai, 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 dai. Basta salire e fa quello che sapevamo fare. Non ansia, oh. Certo. È bello però, eh. E questo è bello, cioè, la stanza è bella. Sapessi quanto ti mancherà. Ci penso sempre. Che altra volta proprio stavamo a palestra, quanto lo fa? Come fai di basta? Ho iniziato a 14 anni. È lo stesso anch'io. Ce ne ho 34, sono 20 anni. 20 anni. Piavo l'auto, pannacci. Palestra. Se fossi impegnato a scuola con sul cucinato ero ingegnere. Vabbè, bello vivere pure da allenatore, così stai qua. Perché non può fare, perché non può fare. Portare una persona a combattere non è uguale come combattere. Io preferisco fare le cazzotte che portare qualcuno a fare. La vivi peggio, eh? Stai fuori, poi certo c'è empatia, no? Poi se vinci il merito è tuo, se perdi la colpa è mia. No, io invece non ho mai pensato così. Che fa come l'allenatore della Roma, che è forte. Io invece ho sempre pensato sport al contrario, si dice uno sport di squadra. Certo, certo. Se vince tutti insieme, se perde tutti insieme. I bugie da una colpa all'allenatore sono piccoli uomini. No, ma... La sensazione è quella. Quando perde l'atleta mi sento di aver perso io. Quando vince alla fine, sì, te li dai consigli, ma lui li fa. Capisci? Quindi non ti senti mai da aver vinto te, capito, come allenatore. Ti senti sempre la responsabilità se perdi, va male. Certo. Non so se lo fa così a tutti, però a me non fa questo. And his opponent's in the blue corner! I love saying this. Giovanni Carpentieri! Thank you.
Like this, boom, flip punch.
It's always come forward, yeah. Come forward. That's what he does. Well, like a boot. When I watched him spar, he does just. He's like, oh, yeah. And then head down. Va, sai, fa pure il bruciato, a noi ce l'ho del culo per te, ce l'ho del culo. No, per noi, per te. No, ce ne voglio la maglia. Quando esci fuori dal bruciato, purtroppo trovi che trovi. No, trovi si cambiati di merda, trovi. Guarda la luce, papà, che figlio. Il KB è così, ragazzi. Ragazzi, era possibile salvare. Era possibile boxare a caso. Cioè qua non è fucilato, il big up appena. Ma i gerbi, ovviamente gli gerbi. Lui non mi ha preso una volta con gerbi, ragazzi. Non mi ha preso una volta con gerbi, mi ha preso solo con i ganci. Non ha mai portato un gerbi. Non ha mai portato un gerbi. Il diretto una volta, mi ha preso una volta. Nemmeno ganci. Una volta con il diretto destro, una volta. Ho provato a cambiare guardia, mentre io l'ho preso mezza volta, l'altra volta l'ho preso sempre con i ganci. Io adesso non ci ha sentito. Cioè non mi ha messo un colpo in faccia, ragazzi. Un faccia, non mi ha messo. Si sta parlando qua. Atleti, ex atleti, ok? Cioè non ha mai sgranato gli occhi, nel senso non ha mai... Sì, no. Una volta che ha preso il ghiaccio ho visto... Sì, però... Però lui era attivo subito, capisci? E risaliva subito. Non ne esco fuori da qua, poi ho detto, sai che scema, non mi ci può mettere per te. E sto riuscito, infatti... No, ma infatti anzi, sì, ma sono... Questa è la prima ripresa, sto parlando. Certo. Seconda, terza e quarta, ma che cosa ha fatto? Poi ha rifatto un po' la quinta eravamo finiti tutte e due, io boxavo, ma che cosa ha fatto? Ma l'altro quando lui menava, io rispondevo sempre, poi bim bim. Non c'ho altro per terra, ragazzi, io ho preso da per tutto, ho provato a prendere. Ci sono, ragazzi, ci sono. Ma io te l'ho detto che i polacchi, i russi, è duro, sono persone dure di testa. Polacco duro vero, eh? Dure, dure, dure. Però quel cazzo mi ha messo a me per terra. Buffi, i colpi della nuca vanno bene, vanno fatti controllare. Sulla destra. Sulla destra. How long, boys? Saka, stand up, please. Ragazzi miei, siamo qui. Il giorno dopo è passato un giorno e oggi ci siamo un pochettino rilassati, siamo andati in un'altra città, ovvero York. Siamo a York. York, non New York. No. York e basta. York. La città medievale, se vamo in giro. Ci siamo rilassati, come ho detto te, il giorno dopo a mente fredda possiamo fare un'analisi del match. Il match, come sapete, non come volevamo, abbiamo perso i punti. 5 round praticamente a far cazzotti tutti e 5 round, a nostro avviso non era perso, di stretta misura potevamo aver vinto, però accettiamo l'esito del match. Come ti dicevo, questo match, questo sport al contrario del pugilato può sembrare simile nel senso allo stile, ma in realtà è un altro sport e soprattutto è di una brutalità unica, si può vedere in faccia insomma i segni che porto, ma non solo perché ho perso, cioè c'è gente che vince e sta così uguale, comunque siamo a parlare di 10 minuti dei cazzotti senza guanti, quindi noi fa sparring lo famo con 16, quindi è come se pensi davvero che per strada tu per 10 minuti ti prendi a cazzotti, esatto, in faccia, cioè esatto. Comunque match ieri sera a mio avviso è stato, nel senso, noi siamo un po' andati nel territorio dell'avversario, sapevamo che era un rissaiolo, ma ho provato a boxarlo, ma era con le regole che ci sono nel BKB è praticamente impossibile, perché se uno ti si butta addosso il clinch non viene stoppato subito, ma ti può menare anche in clinch, quindi io ho preso dei colpi dietro la nuca, anzi ho preso più colpi dietro la nuca e due in viso dietro la nuca, infatti ieri sera avevo dei bozzi enormi dietro la testa e, però insomma non vengono puniti e è andata così. Però questa è l'esperienza. Mo il tuo secondo match, no? il primo match. Ricordiamolo perché non abbiamo mai detto. Sì, il primo ha vinto per KO, questo è il secondo. Esatto, questo è il secondo. E ricordiamo pure un'altra cosa, che in Italia se siete penso in 4, 5, 6, non lo so. Sì, penso in 4, 5, sì, non siamo tanti. A Roma l'unico, sei. A Roma l'unico, sei, sì. Il primo e unico finora. Primo e unico finora. Veramente tanto diverso rispetto al pugilato. Cioè non si tratta solo di togliere i guanti e fare a mani nude, ma è proprio... Ci sono molte meno regole, cioè... L'avversario tuo di ieri era squalificato al primo round. Sì, sì, è la brutalità che vedi su ring. Sì, 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 la brutalità. Cioè, vedi proprio... Fa strano vedersi Menaco senza guanti, credo. Cioè, torniamo proprio a origine, quando è nato il pugilato, perché era così, era senza guanti. Questo sport come è nato? E poi questo qua poi è la pratica, perché lo facevano i gypsy, cioè i zingari inglesi. Cioè, questi combattono pure
dentro i campi dove stanno quei roulotte, fanno il bernacle boxing. Questo è poi. È andato proprio così. Ah, sì, è questo, ma infatti è pieno di questa gente così. Non è facile farlo. Le cose bisogna sempre provarle sulla propria pelle. Nel senso, parlare da fuori è sempre facile. È facile dire io farei, io faccio, io avrei fatto, io do il destro l'avevo usato così, il sinistro. Poi quando sali sul ring è tutto diverso. Già nel pugilato, figuriamoci in questo sport. È anche un po' da egoisti provare a fare questa cosa, perché comunque le persone che c'è intorno, l'hai visto anche te questi giorni, siamo stati tutti quanti, cioè mio padre, la mia ragazza, il mio allenatore, è stato te. Comunque è brutto anche per le persone che sono vicine a te. Io quando scendo da ring, non è che io prima di pensare a me penso sempre alle persone che stanno attorno a me. Per esempio, ho pensato a mia fidanzata ieri, a come potesse stare. Penso sempre che se a me può succedere qualcosa, come ci stanno le persone che mi vanno bene, capito? Certo. Quello è. Comunque è una disciplina molto rischiosa. È rischiosa, sì. Molto. Però come dice il maestro Raini, nelle sconfitte che si vede chi siamo. Bravo. Nelle vittorie, esatto, è facile. È vero che nelle sconfitte si vede chi siamo. Tutti i tipi di sconfitte nella vita.